E quindi da una parte c'è il rinnovarsi di una tradizione storica che ha visto produzioni italiane importanti, penso al Caravaggio, fatte qua in Serbia, ma anche per esempio all'ultimo film questi giorni di Giuseppe Piccioni presentato a Venezia e ambientato a Belgrado. Ma non è solo Venezia, a Napoli la prossima settimana si apre un festival in cui un film serbo è in concorso, quindi c'è questa parte tradizionale. L'altro elemento è quello dell'impresa, l'idea è quella di offrire opportunità e individuare nuove occasioni di cooperazione tra le imprese del cinema. Per l'Italia l'industria cinematografica è un'industria importantissima, ci fa crescere culturalmente ma anche economicamente. Siamo qua con i nostri produttori, con i rappresentanti del Ministero a condividere con voi in una giornata intera che si svolgerà all'Istituto di Cultura le nostre capacità, sperando che insieme troviamo opportunità per fare affari. Anche ringraziando di nuovo il direttore dell'Istituto di Cultura Davide Scalmani, perché ha reso possibile quest'idea, che ovviamente è invece tutta di Gabriella Carlucci, e insieme hanno messo, devo dire, hanno fatto un connubio di capacità che mette insieme appunto impresa e cultura, che credo abbia un buon futuro qua a Belgrado nella collaborazione tra Italia e Serbia. E poi un'ultima annotazione per voi giornalisti. Ringrazio perché ho letto nei giorni scorsi che avete dato attenzione e rilievo ad un'iniziativa che l'Italia, il governo italiano ha assunto, che è quella dei 2 euro al cinema, che è un'iniziativa che permette una volta al mese di andare al cinema pagando solo 2 euro e che per esempio è una buona prassi che noi potremmo condividere con i serbi, con voi, e che potrebbe essere appunto uno di quei casi di cui si parla nel seminario che domani si svolgerà all'Istituto di Cultura.